Dunque, abbiamo visto come diciamo, è strutturato un circuito, un convertitore continuo-continuo, quindi attualmente stiamo analizzando i dispositivi, i convertitori statici di energia elettrica che ci permettono di avere, a partire da una fonte di energia in corrente continua a tensione impressa, avere in uscita sul carico una tensione regolabile. Abbiamo analizzato già diverse tipologie di circuito, in particolare abbiamo visto quello che è il convertitore DC-DC step down e step up. In particolare lo step down, se vi ricordate, si parte sempre da un'alimentazione in continua, quindi ipotizziamo di avere dei convertitori a tensione impressa. Ricordiamo cosa significa tensione impressa: sono dei convertitori per i quali la tensione è fissata ed è costante da un sistema di condensatori, batterie, quello che sia. Quindi è un'ipotesi che noi in realtà facciamo, perché nel caso in cui ad esempio questa tensione in continua fosse generata da un raddrizzatore controllato, non controllato, eccetera, ci sono comunque delle fluttuazioni, delle variazioni di tensione di cui io poi dovrei tener conto nel momento in cui voglio fare una modellizzazione più realistica del mio convertitore. Però in realtà per le analisi che stiamo facendo, cioè valutazioni di tipo qualitativo delle forme d'onda, le tecniche di controllo che devo utilizzare per questi dispositivi, l'ipotesi di considerare a tensione impressa è comunque un'ipotesi che non mi porta a poi a fare a lavorare in condizioni particolari, ma in realtà può essere tranquillamente generalizzato a tutte le applicazioni anche di tipo reale. Allora, se vi ricordate, il chopper, quindi il primo dispositivo che abbiamo utilizzato, è costituito semplicemente da un interruttore, un diodo in antiparallelo che viene messo ovviamente sull'alimentazione, e poi ovviamente c'è il mio carico, per cui questi sono i mozzetti con cui vado ad alimentare il carico, ad esempio il carico generico costituito da una resistenza, un'induttanza e una forza elettroconduttrice. Cioè, abbiamo visto che in questo caso il legame che c'è fra la tensione d'ingresso, questa V con I, e la tensione di uscita, della V con 0, è un legame che dipende dal duty cycle, quindi dalla porzione fissata un tempo T con S. In pratica la tensione in uscita, V con 0, è proporzionale proprio alla tensione in ingresso attraverso in sostanza il duty cycle, quindi la percentuale di tempo di on rispetto al tempo complessivo. Ok, quindi mi devo fissare un intervallo di modulazione, che è appunto T con S, e devo replicare la mia modulazione all'interno di questo intervallo di modulazione. All'interno di questo intervallo la percentuale, o il valore in per unit in questo caso, durante il quale tengo l'interruttore chiuso, lo chiamo duty cycle, e quindi la tensione in uscita è proporzionale alla tensione d'ingresso proprio attraverso il duty cycle. Attenzione, parliamo di valore medio, ricordate, perché in realtà il valore istantaneo è comunque un valore che varia da V con I a 0. Quindi in questo caso ottengo una tensione in uscita che posso regolare andando a regolare il duty cycle del mio interruttore. L'altro circuito che abbiamo visto è invece il convertitore di tipo step up. Il convertitore di tipo step up, ricordate, c'è un'induttanza. Questa induttanza è un'induttanza di sistema, fa parte del convertitore, non fa parte del carico. Quindi significa che se vado a realizzare il convertitore, devo prevedere nel convertitore un'induttanza. C'è un interruttore che è posto in parallelo alla mia alimentazione, c'è un diodo e poi da qui un condensatore e il mio carico. In questo caso il legame che c'è fra ingresso e uscita, abbiamo visto la funzione di trasferimento V con 0 è uguale a V con I per 1 diviso 1 meno K. Questo legame mi stabilisce che c'è un legame di proporzionalità, ma in realtà
il valore della tensione in uscita con questo sistema non può essere altro che maggiore rispetto alla tensione in ingresso. Non posso provare a forzare, tra virgolette, una modulazione per avere una tensione più bassa, perché se vi ricordate la corrente poi va in deriva e perdo completamente il controllo del mio sistema. Allora, vedete, questi due semplici circuiti, questi sono ovviamente le configurazioni di base a cui poi devo andare ad aggiungere tutta l'elettronica che voi avete realizzato anche in laboratorio, però mi permettono di arrivare a quelle che sono le leggi di controllo del mio convertitore. Quindi queste due semplici leggi di controllo mi permettono di andare a, anche qui ovviamente parliamo del valore medio, mi permettono di andare a correlare la funzione di modulazione, quindi il valore del duty cycle, con la tensione che vuole in uscita. E quindi in realtà con questi due dispositivi riesco a coprire già una buona parte di quelle che sono le applicazioni. Facciamo qualche considerazione prima di vedere le ultime tipologie di circuito. Qualcuna già l'abbiamo fatta. In sostanza, quando realizzo un convertitore, io lo interpongo fra la mia alimentazione e il mio carico, quindi fa parte della catena di conversione di cui devo tener conto quando, ad esempio, voglio valutare il rendimento di un mio sistema. Quindi se, ad esempio, per me questo è un impianto fotovoltaico, potrebbe essere ad esempio una stringa di un impianto fotovoltaico che io vado a regolare per avere poi una tensione con cui vado a caricare una batteria, allora questo ad esempio è il convertitore che viene interfacciato all'impianto fotovoltaico che carica le batterie, oppure il convertitore che poi si interfaccia a un inverter, quindi vedremo successivamente, ci posso mettere questo oppure questo, quando ce lo vado a mettere? Questo ce lo vado a mettere quando ad esempio ho grossi impianti, delle stringhe che hanno dei valori di tensione molto elevate, e un inverter che invece lavora con tensioni più basse, allora utilizzerò un convertitore tipo step down. Nel caso opposto, in cui ho piccole stringhe, bassa tensione, posso avere la necessità per alimentare poi il successivo stadio di conversione che è di C a C, perché poi l'alimentazione che ho nei miei impianti è un'alimentazione comunque in alternata, posso avere la necessità di amplificare la tensione. In ogni caso, questi due dispositivi possono permettere di completare la mia catena di conversione per avere una determinata, per implementare una determinata applicazione. Ma loro stessi fanno parte della catena di conversione, quindi significa che se voglio andare a valutare il rendimento globale di un sistema, ad esempio di un impianto fotovoltaico, devo considerare anche il rendimento di questo convertitore, perché abbiamo visto che non è un sistema a rendimento unitario. Allora, il rendimento cos'è? È il rapporto fra quello che ho in uscita e quello che ci metto in ingresso. Ok, in questo caso il rendimento di conversione è la potenza elettrica in ingresso, scusate, in uscita, diviso la potenza in ingresso. Se vado ad analizzare il mio convertitore, significa che potenza in ingresso è quella che immetto attraverso l'alimentazione. Se è una batteria, ad esempio, il prodotto fra la tensione e la corrente che eroga la batteria, o se è un impianto fotovoltaico, è sempre il prodotto fra tensione e corrente che mi genera la stringa dell'impianto fotovoltaico. Quella in uscita, è ovvio, è la potenza con cui vado ad alimentare il carico. E anche in questo caso, bisogna fare attenzione, è sempre il prodotto tensione-corrente, poiché ho una tensione variabile, anche una corrente variabile, posso ad esempio prendere come riferimento il valore medio della potenza con cui vado ad alimentare il carico. In ogni caso il rapporto fra queste due grandezze mi stabilisce quello che è il rendimento. Allora, sulla base di tutto ciò che ci siamo detti, da cosa dipende il rendimento di un convertitore di questo genere? Allora, ad esempio in questo caso dipende sicuramente dal fatto che io ho messo un elemento passivo. Questa induttanza, se io la considero nella sua realtà, vado a realizzare un'induttanza si realizza comunque attraverso un conduttore di rame, un materiale conduttore, e non si riesce a fare una induttanza ideale, c'è sempre una componente resistiva dovuta al fatto che un'induttanza la realizzo con un filo di materiale di rame probabilmente. Per cui questa comincia già a essere di per sé, malgrado la modulazione che posso fare, quindi gli elementi passivi che ci sono nel mio convertitore sono già loro
causa di perdite, va bene? In questo caso ci sono, ad esempio, le perdite per effetto giallo, ci possono essere le perdite per isteresi, ovviamente se ho un'induttanza con materiale ferromagnetico, ci sono anche delle altre perdite addizionali che posso avere induttanza. Posso realizzare la mia induttanza in maniera quasi perfetta da minimizzare queste perdite, ma comunque ci sono le perdite. Perché è importante valutarlo? Perché se vado a fare la valutazione della catena dei vari rendimenti, ad esempio se questo fa parte di un sistema più complesso, il rendimento globale del sistema più complesso è il prodotto dei rendimenti dei singoli sottosistemi. Quindi significa che se questo è il rendimento di conversione, il rendimento globale, ad esempio, sarà il rendimento della stringa fotovoltaica per il rendimento di questo stadio DC, per il rendimento dell'inverter che ci metterò qua, perché se voglio immettere corrente in rete lo devo fare in alternata, non lo posso fare in continuo, quindi probabilmente ci sarà un inverter, quindi un altro stato di conversione, per il rendimento dei filtri che eventualmente ci vado a mettere, quindi il prodotto di tutti questi rendimenti mi dà il rendimento globale. Ok? Quindi quando si valuta il rendimento di un sistema complesso, quindi costituito da più sistemi in cascata, il rendimento complessivo è il prodotto di tutti i rendimenti. Sembra una cosa banale, ma non lo è. Quando devo fare una valutazione di un rendimento globale, devo fare il prodotto di tutti i rendimenti. Allora capite benissimo che se io spingo al massimo la tecnologia, ad esempio nel caso di impianti fotovoltaici, per avere rendimenti altissimi dei pannelli, per avere la possibilità di iniettare in rete quanto più energia riesco a captare dalla radiazione solare, e poi ci metto un convertitore che ha un rendimento del 50%, significa che ho vanificato gran parte dell'investimento che ho fatto nei pannelli, per, ad esempio per acquistare dei pannelli ad alto rendimento, ad altissima efficienza. Allora è importante, quando si fa la progettazione, questo non vale solo per i pannelli fotovoltaici, per qualsiasi impianto, anche di tipo industriale, quando lo vado ad acquisire e faccio le mie valutazioni di tipo energetico, devo stare attento a quello che è il rendimento di ogni singolo pezzo che ci metto. Questo potrebbe essere un convertitore che va ad alimentare il motore, quindi in quel caso la potenza ingresso-uscita, la potenza di ingresso è quella che prelevo dalla rete. La potenza in uscita, nel caso di un azionamento costituito da quadro elettrico, convertitore, motore, la potenza in uscita è la potenza meccanica in quel caso. Quindi il rendimento globale è il prodotto fra tutti i rendimenti dei singoli sottostadi del mio sistema. Quindi vi dicevo, se io in una di queste sottostazioni ci metto un dispositivo che ha un basso rendimento, praticamente abbatto il rendimento globale. Quindi io posso arrivare a al 99% di tutti i sistemi, poi ci metto un convertitore di questi con il 50%, ho praticamente vanificato tutto ciò che mi ha portato poi a utilizzare dei sistemi ad altissimo rendimento. Quindi perché vi evidenzio questo? Perché quando si fanno poi le valutazioni dal punto di vista energetico, bisogna fare anche delle scelte appropriate. Vi dicevo, i rendimenti che riguardano un convertitore, uno step up, quindi se ho bisogno di avere degli stati di conversione ad altissimo rendimento, significa innanzitutto ci devo andare a mettere delle induttanze che hanno delle perdite molto basse, che quindi significa materiali elettroferromagnetici più pregiati, conduttori di sezione probabilmente maggiore, più rame, quindi questo significa un'efficienza più elevata, un rendimento più elevato, ma un costo sicuramente più alto. Quindi significa che già per il fatto che qua ci vado a mettere un'induttanza che ha una perdita più bassa, significa avere un'induttanza che costa di più. E poi c'è questa, ricordate, in realtà ci sta anche questa. Questi due dispositivi, nel caso del convertitore step up, in questo caso invece nel caso dello step down, sono dei dispositivi che sono seri di perdite. Le perdite sono legate alle perdite per conduzione, ricordate, perdite per conduzione ci sono sempre nei diodi quando conducono, i diodi non sono interruttori, però quando sono attraversati da corrente, quindi sono nello stadio di conduzione, sono serie di perdite, okay? Perché quel dispositivo ha una sua resistenza interna. Ma soprattutto ci sono le perdite per commutazione dell'interruttore,
Quindi quando vado a fare la valutazione della potenza dispersa, cioè quella che esce fuori, la differenza fra queste due, è la potenza che disperdo, cioè quella che non riesco a trasformare in potenza utile. Che al numeratore c'è sempre la potenza utile, quella che ho in uscita. Quindi quella parte che non riesco a trasformare in potenza utile è potenza dispersa. Come viene dispersa? Nella maggioranza dei casi in calore, e quindi ho anche il problema di come disperdere il calore. In altri casi, ad esempio, quando ho un azionamento con un motore, può essere anche potenza meccanica che disperdo, vibrazioni, rumore, tutto ciò. Quando più è un motore rumoroso, quel rumore è generato dalle frequenze di ordine superiore della corrente con cui vado ad alimentare il mio motore. Quelle armoniche mi generano armoniche di coppia, quelle armoniche di coppia non si trasformano in coppia utile, quella che mi fa girare il motore, ma sono delle vibrazioni, quindi le vibrazioni è potenza meccanica che io sto disperdendo, che non viene trasformata in potenza utile. Quindi attenzione, quando si va a progettare o scegliere un dispositivo, confrontando uno che costa poco con uno che costa tanto, bisogna capire perché uno costa poco e uno costa tanto. Quello che costa tanto probabilmente perché avrà all'interno dei dispositivi che hanno più alto rendimento, quindi costano di più, anche gli stessi interruttori saranno interruttori che hanno delle perdite più basse, delle resistenze ad esempio di conduzione più basse, ma soprattutto poi una volta che ho acquisito il sistema, devo fare in modo che la frequenza di commutazione non la posso sparare al massimo perché dico voglio la qualità migliore, la devo mettere appena al valore sufficiente per soddisfare i requisiti di qualità, e i requisiti di qualità in questo caso sono i ripple di corrente, va bene? Quindi è un requisito che richiede il mio carico, quindi nel carico, che sia una rete, che sia un azionamento, quello che sia, ho dei requisiti in termini di qualità della corrente con cui vado ad alimentare il mio carico, quello è il mio obiettivo, quindi devo fare in modo che ad esempio la frequenza di modulazione, quindi la frequenza di commutazione, sia tale che riesca a soddisfare i requisiti qualitativi. Una volta che li ho soddisfatti, quanto ho di frequenza di commutazione? Ho 10 kHz, 20 kHz, quello che sia. È ovvio che più è alta questa frequenza di commutazione, più sarà alta la potenza che vado a disperdere e quindi più basso il rendimento. È chiaro? Quindi attenzione, quando faccio delle scelte, opero delle scelte, un dispositivo rispetto all'altro, una configurazione rispetto all'altra, devo tener conto non solo della funzionalità, cioè il legame ingresso-uscita che dice ok, io ho questa tensione in uscita, perfetto. Devo tener conto anche dei requisiti di efficienza che caratterizza ogni sistema di conversione dell'energia. In questo caso sto parlando di convertitori statici di energia elettrica, anche loro hanno un rendimento. E quindi questo rendimento, soprattutto in applicazioni in cui devo massimizzare l'efficienza, questo rendimento deve essere il più alto possibile. Se ho applicazioni in cui l'efficienza poi non è un obbligo, comunque posso anche farne a meno di valori di efficienza molto elevati, allora posso andare a considerare la variabile del costo, quindi andare a scegliere dei dispositivi che hanno un costo più basso, ok? Però significa che saranno dispositivi che hanno efficienza più bassa. Vi facevo l'esempio, se vi ricordate, dei caricabatterie dei cellulari. Voi avete visto quando acquistate un caricabatterie originale e poi acquistate il caricabatterie dell'aftermarket cinese, ma tanto pure quello originale è cinese, però diciamo uno è cinese buono, uno è cinese un po' meno buono, uno dice ma io perché quello mi carica il telefono, poi alla fine quello mi costa 100 euro, quest'altro mi costa 10 euro, perché devo prendere quello di 100 euro? Allora un po' c'è di markup sul marchio, quello che vogliamo, però non stiamo parlando di valori molto elevati, ecco, può essere quello della Apple che ha un design particolare, allora c'è anche un markup sul design, però la parte importante è la tecnologia che sta dentro e lo notate per alcuni fattori importanti, basta che voi mettete il caricabatterie attaccato alla presa elettrica e non ci attaccate il cellulare, mettetene uno a fianco all'altro, quello originale e quello cinese che costa un decimo. Lasciatelo 1 o 2 ore
e andatele a toccare. A vuoto, stiamo parlando di caricabatteria a vuoto. Dentro quel caricabatterie cosa c'è? Allora, voi dovete caricare una batteria, cominciamo ad andare sul pratico, dovete caricare una batteria di qualche volt, 5 volt, 8 volt, 12 volt a seconda se dove state caricando un cellulare o qualche altra cosa. Ma state caricando in continua, va bene? La batteria si ricarica in continua, c'è un ciclo di lavoro particolare, anche sul ciclo di lavoro, sul ciclo di ricarica della batteria ci sono delle differenze, e c'è una differenza di costo importante. Siamo sulle auto elettriche, questo è molto stressato, non posso mettere un banale caricabatterie a caricare delle auto, delle batterie a litio, ci devo mettere un sistema di ricarica intelligente, quindi un'unità di controllo specifica per quel sistema di batterie. Però senza scendere nei particolari, che c'è dentro un caricabatterie di un cellulare? Parto dalla 220 in alternata, 50 Hz o 60 Hz nel mercato americano, devo avere in uscita 5 volt, 7 volt, 8 volt, 12 volt nel caso di USB, di tensione, di valori di tensione sono standardizzati. Che ci sta là dentro? Dentro quel qua. Questo ad esempio è il caricabatterie del Mac Pro, sarà una settantina di watt. Qua dentro che ci sta? La prima cosa che c'è qual è un trasformatore, perché è ovvio, parto da 220 e quindi devo trasformare in bassa tensione. Dove il trasformatore che c'è? C'è un raddrizzatore, e dopo il raddrizzatore, se è un buon caricabatterie, c'è anche un convertitore DC-DC che mi serve a stabilizzare la tensione con un banco di condensatori in uscita. Vedete, non è. Questo poi è più grande perché per un computer stiamo parlando di migliaia di ampere ora che processa come energia questo caricabatteria. In quello dei cellulari è un po' più piccolo, ma alla fine quello che c'è come componentistica è scalata in potenza, ma è la stessa cosa. C'è un trasformatore abbassatore, c'è un raddrizzatore, poi c'è uno stadio di stabilizzazione della tensione che è una cosa tipo quella con dei condensatori in uscita, e quello mi permette di stabilizzare, di avere una bella tensione stabilizzata in uscita. Allora, per quale motivo, se io vado a mettere questo nel mio carica, nella presa, senza collegare il carico, se questo probabilmente lo tocco è leggermente tiepido, se ci metto quello cinese che mi costa, questo costa un'ottantina d'euro, quello cinese mi costa probabilmente la stessa potenza, forse qualcosina in meno, mi costa 20-30 euro. Dove sta la differenza? Quello è caldo, a vuoto, cioè significa che non sto caricando, poi quando carico è un'altra cosa, sono a vuoto, quello è caldo e questo è tiepido freddo. Dove è la differenza, secondo voi? L'80% è il trasformatore. Voi sapete, avete fatto i trasformatori, sapete che l'efficienza del trasformatore dipende dalle sue perdite. Le perdite da cosa dipendono? Dalla qualità del materiale ferromagnetico, come sono fatti i lamierini, dal tipo di avvolgimento che c'è. Allora, già avere un trasformatore a un'alta efficienza significa che è un trasformatore che ha le perdite a vuoto, ricordate, il trasformatore sono le perdite a vuoto e le perdite sotto carico. Le perdite a vuoto, a parità di potenza processata, sono più alte in un trasformatore di bassa qualità. Quindi significa che le perdite a vuoto, che sono quelle per il fatto che voi quando mettete questo dentro e non alimentate, il primario comunque lo state alimentando. Vi trovate? Ok, io alimento il primario, creo una forza elettromagnetica indotta nel secondario, il secondario è vuoto, quindi nel secondario non c'è corrente, non era corrente, ma il primario sì, e ci sono, e viene assorbita dalla rete tutta la corrente che serve a sostenere le perdite, che in un caso non sono poche, e sono tutte perdite che non trasferendosi all'utilizzatore rimangono qua dentro, quindi sono perdite, è potenza che rimane qua dentro e si trasforma, perché a parte qualche vibrazione, qualche lamierino, qualche trasformatore fatto pure male, può anche vibrare, e
quindi quella è anche energia che sto disperdendo, ma il grosso la perdo sotto forma di calore, quello si riscalda, questo si riscalda un po' meno perché è fatto meglio, ha un'efficienza migliore, ok? Primo punto, trasformatore. Secondo punto, quello che viene dopo, raddrizzatore con stadio di stabilizzazione della tensione. E anche là c'è una bella differenza. Ci può essere una differenza perché, a parte i dispositivi che posso utilizzare, che sono dispositivi ad alta efficienza, quindi fatti con cadute di tensione più basse e così via, poi c'è il controllo della tensione in uscita, che in un caso non è fatto, io vado direttamente in tensione, nell'altro invece vado a controllare la tensione. E quindi c'è anche un addizionale a livello di qualità della forma d'onda con cui vado ad alimentare il mio carico. L'estremo, sapete dove si ha? Forse ve l'ho già accennato. Se voi andate a comprare un inverter per automobili, inverter per automobili, noi la prossima volta faremo un inverter, l'inverter è uno stato DC a C. Se andate a comprare l'inverter per i camper, che ce ne sono tantissimi, inverter per i camper, trovate quello, parità di potenza, quindi immaginiamo che voi andate ad acquistare su Amazon un inverter che vi costa di 500 watt, uno lo vedete marca Chongqing Zhao che vi costa 40 euro, un altro che vi costa 200 euro, la stessa potenza. La differenza lì dov'è? Innanzitutto sul rendimento, lo vedete perché c'è sempre il discorso, lo collegate alla batteria, quello vi consuma energia anche se non state erogando nulla. Ma lì c'è anche un altro problema che è molto più evidente rispetto a quello che riuscite a percepire qui, che è la tensione in uscita. Perché in un caso, quello che costa meno, c'è un convertitore che vi genera una forma d'onda in alternata che è fatta così. È un'onda quadra. Quest'onda quadra è quella che dal punto di vista qualitativo è la peggiore. Cioè, se alimentate un carico con un'onda quadra di questo genere, significa che state buttando dentro quel carico tante e tante armoniche, va bene? Quello buono invece, se lo andate a misurare con l'oscilloscopio, vedete che c'ha tutti, e c'è operata la tensione, quindi c'ha tutti i buchi all'interno. È un po' il discorso che vi ricordate abbiamo visto con il chopper, che quando per avere una migliore qualità devo andare a fettare in modo tale da stabilizzare meglio la corrente. Qui si ha una cosa analoga, l'unica differenza è che non voglio ottenere una corrente continua, ottengo una corrente alternata, quindi significa che i buchi avranno un'ampiezza variabile in funzione di quella che è l'evoluzione della corrente. Ma significa che in questo caso io ci metto dentro una forma d'onda qualitativamente migliore, quindi non ne risentono i carichi. Nell'altro caso in cui ci metto un'onda quadra e invece ho parecchie armoniche che ci butto dentro. La differenza dove la vedo? Se ci alimento un motore, un motorino, e se lo alimento con onda quadra, forse scasso addirittura il motorino, perché ci sono talmente tante vibrazioni dovute alla presenza dell'onda quadra e tutte le armoniche che ne generano, che lo posso rompere. Se invece dopo c'è un raddrizzatore, diciamo che medio un po' di più quello che è il problema dal punto di vista quadrato. E perché questa mi costa di più rispetto a questa? Perché un convertitore che mi genera questa mi costa di più rispetto a un convertitore che mi genera questa? Secondo voi? Cosa cambia nel circuito? Ora, anche se non è quello, ma immaginate che fosse quello. Cosa cambia nel circuito a generare questa o questa? Immaginate che questi siano i 20 millisecondi. Sapete, sono i 50 Hz, quindi sto generando un'alimentazione in alternata. Cosa cambia? Le commutazioni. Cioè, questa in 20 secondi ha 1, 2, 3 commutazioni. Quest'altra in 20 millisecondi ce n'avrà 1000, 10.000, e quindi che cosa cambia? La potenza che disperde con l'interruttore. Se li andate a pesare o a confrontare fra di loro, questo qua è una scatoletta così piccola, leggera, che ha un dissipatore che neanche lo vedete. Questo qua comincia a essere uno scatolotto più grande che ha un dissipatore molto più importante, perché c'è quel dispositivo che è comodo a frequenze più elevate,
che genera calore e che quindi quel calore lo devi disperdere. Dal punto di vista dei costi, mettere là dentro un dissipatore che ha un volume molto più importante rispetto a tutta l'elettronica ha un costo superiore. Va bene? Quindi significa che a livello qualitativo, per aumentare la qualità della forma d'onda in uscita, devo rendere più complesso il mio convertitore, quindi sarà un convertitore che costa di più. Probabilmente ci sarà anche qualche filtro, l'elettronica sarà più complicata rispetto a quello semplice che mi genera una forma d'onda quadrata. E di solito c'è anche scritto, diciamo, i fornitori più onesti lo scrivono inverter ad onda quadra o inverter a PWM. La differenza sta proprio qui, quello ad onda quadra è questo qua, che dovete stare attenti, vi può rompere qualche carico elettronico più sensibile, questo ve lo può danneggiare. Questo qui invece a PWM, a modulazione, pulse width modulation, questo a modulazione in realtà lo potreste mettere quasi su tutti i carichi, perché dal punto di vista qualitativo non è troppo perturbante e impattante sul carico. Va bene? Quindi le analisi che bisogna fare sono analisi oltre che funzionali, e qui penso che ormai siate bravi perché l'avete visto a teoria, l'avete visto in laboratorio, adesso lo state sviscerando anche in aula informatica. Dal punto di vista circuitale capite bene come funziona, come devo cambiare il duty cycle, eccetera. Ma quando poi mi confronto con la realtà, quindi lo devo andare a comprare, a progettare, eccetera, devo tener conto di questi altri fattori. Efficienza, quindi il rendimento, e il costo anche. Il rendimento, è ovvio che non posso, anche qui, non è sempre giusto pensare di acquistare, progettare un sistema che ha un altissimo rendimento. Dipende sempre dall'applicazione. Un'applicazione che non necessita rendimenti elevati conviene andare su soluzioni che hanno costi più bassi, che sono anche meno complesse. Se è un'esigenza quella di avere alta efficienza, allora devo andare su sistemi più complessi che costano di più. Gli ordini, ci sono ordini di grandezza, di differenza, parità di potenza fra un dispositivo ad alta efficienza e uno a bassa efficienza. Quindi attenzione, significa che per kilowatt, potete kilowatt ampere, forse è meglio parlare di kilowatt ampere, non kilowatt, significa che vi confrontate con costi che possono andare su quelli ad alta efficienza, possono arrivare anche a migliaia di euro a kilowatt ampere, quelli a bassa efficienza vi possono costare anche decine di euro a kilowatt ampere. Quindi c'è una grossa differenza, usatela quando dovete, avete come target quello dell'alta efficienza, usate dispositivi alta efficienza, altrimenti vanno bene anche quelli che hanno una minore efficienza. Va bene? Allora, per quanto riguarda le valutazioni di tipo funzionale, noi abbiamo questi due sistemi, abbiamo visto, ci consentono di avere, a partire da una tensione in continua, ci permettono di avere una tensione regolabile, ma una corrente che è unidirezionale. Cioè tutti questi dispositivi, sia questo che questo, mi permettono un flusso di corrente uscente, va bene? Cioè significa che io riesco a lavorare, se vado a valutare tensione e corrente, riesco a lavorare solo nel primo quadrante. Quindi questi convertitori, lo step down e lo step up, sono dei convertitori che mi consentono di lavorare solo nel primo quadrante. Significa tensione positiva, corrente positiva. Non mi permettono di lavorare in nessun altro di questi tre quadranti. Non posso invertire la tensione. Cosa succede se inverto questa tensione? Se invertissi la tensione in ingresso, ci mettessi un bel commutatore, cosa succederebbe? Che succede se inverto la tensione qua? Che succede se inverto la tensione qua? Questo è fatto in modo tale da funzionare, avere queste funzioni di trasferimento con
gli interruttori polarizzati direttamente. L'interruttore polarizzato direttamente, se inverto la tensione non è polarizzato direttamente. Quindi la loro funzionalità è legata alla configurazione del circuito in cui si trova. Ma immaginiamo adesso, per quanto riguarda ad esempio lo step down, di avere la necessità, sto lavorando su un motore elettrico, quindi sto alimentando un motore elettrico in corrente continua. Il motore elettrico potrebbe avere la necessità di funzionare da generatore. Quando funziona da generatore? Cioè quando inverte il flusso di potenza il motore elettrico? Quando frena? E quando funziona proprio da generatore? Ok? Quindi ci sono delle modalità operative in cui ho bisogno che il carico non si comporti più da carico, ma mi restituisca potenza in ingresso. Va bene? Quindi quando ad esempio ho un motore elettrico, sto alimentando un motore elettrico e voglio recuperare l'energia cinetica di questo motore elettrico, perché ad esempio sto facendo una frenata, va bene? Una frenata controllata. Il motore elettrico lo accelero, lo porto a una certa velocità, c'ho energia cinetica immagazzinata, lo devo frenare. Per frenare tutte le masse meccaniche, un mezzo m omega quadro, quindi c'è energia cinetica, se voglio frenare il motore significa che devo togliere energia cinetica dal motore e metterla da qualche parte. Ci posso mettere un freno dissipativo oppure posso invertire il funzionamento da motore e lo faccio diventare da generatore. Quindi significa che inverto il flusso di potenza. Invertendo il flusso di potenza il motore rallenta, perché quello che mantiene in movimento il motore è l'energia cinetica. Se lo faccio comportare da generatore, quell'energia cinetica mi deve sostenere poi la potenza che restituirà verso la rete. Ok? Quindi ci sono delle condizioni operative durante le quali ho bisogno di invertire il flusso di potenza. Va bene? E il flusso di potenza come lo inverto? Poiché la potenza elettrica è prodotto tra la tensione e la corrente, è ovvio che non posso invertire tutte e due. Se inverto sia tensione che corrente, il flusso di potenza rimane sempre lo stesso, ok? Positivo in questo caso dall'alimentazione verso l'utilizzatore. Se invertissi, immaginando che questo funzionasse, invertendo tensione e corrente, non avrei invertito il flusso di potenza. Mi trovate? Perché se la tensione la faccio negativa e la corrente la faccio negativa, il prodotto è sempre positivo. Quindi significa che devo mantenere una positiva e inverto l'altra. La tensione non la posso variare, perché se varia la tensione questo non funziona, abbiamo detto. Però posso fare in modo, posso modificare questo circuito per far sì che la corrente possa essere invertita. Va bene? Quindi significa che se ho la necessità di alimentare un carico e insieme a questa necessità ho anche la necessità di invertire il flusso di potenza, cioè generare un flusso di potenza bidirezionale, dall'alimentazione verso il carico e dal carico verso l'alimentazione. Questo qui non va bene così con me. Devo fare in modo che mi permetta la circolazione di una corrente negativa. Allora, vedete, così con me la corrente negativa non si può richiudere sull'alimentazione. Perché questo dispositivo, quando è aperto, non permette circolazione di corrente. Quando è chiuso, mi permette, questo quando è chiuso, vi ricordate, è come se fosse un diodo messo in questa posizione. Quindi non mi permette la richiusura di una corrente in questa direzione. Quindi significa che questo circuito, così come è fatto, può lavorare solo nel primo quadrante. Non mi permette l'inversione della corrente. Va bene? Allora, come lo posso modificare affinché possa invertire la corrente e possa anche controllarla questa corrente? Cioè mi trovo nella necessità di andare a cambiare l'operatività del mio convertitore. Quindi immaginando che questa è la corrente nel tempo, io per una serie di intervalli mantengo la corrente positiva, a un certo punto, quindi questi sono i miei T con S, a un certo punto ho bisogno di invertire il flusso di corrente. Come faccio? Allora, sicuramente io nel momento in cui vado ad aumentare, diciamo,
la fase di off, quindi la vado a prolungare per il periodo successivo, io massimo a cui posso arrivare è questo, con questo convertitore, no? Cioè posso annullare la corrente. Significa che il mio T-off non finisce solo con il T-con-S successivo continua col T-off, continua con l'interruttore aperto. Cioè significa che la corrente a un certo punto andrà a zero. Allora, se lascio così le cose, quello che succede è che poi la corrente rimane a zero, perché non ha la possibilità di invertirsi, non ha la possibilità di ritornare sul carico. Allora, come posso, secondo voi, modificare, cosa devo aggiungere per far sì che poi a un certo punto possa andare a far circolare una corrente negativa e possa controllare questa corrente negativa? Che ci posso aggiungere, secondo voi? Allora, la prima cosa, devo superare questo problema, cioè questo interruttore messo così non mi permetterà mai di far circolare una corrente negativa, però ci deve stare, perché quando funziona con la potenza uscente io la controllo la corrente attraverso questo interruttore. Che ci posso aggiungere per far sì che qui possa andarci anche una corrente negativa? Perfetto, qua ci comincio a mettere un bel diodo, va bene? Un diodo messo in quel modo mi permette l'inversione della corrente. Non ho risolto ancora il problema, perché quando sta là dentro io non controllo più la corrente. Vi trovate? Perché questo è come se fosse interdetto. Il tutto è demandato a questo diodo, quindi significa che questo qua continuerà sempre a far circolare una corrente negativa, quindi significa che in teoria divergerei con una corrente negativa, non la controllo, vedete? Cioè l'unico grado di controllo che avevo era questo, ma poiché me lo sono bypassato dal diodo, perché sto invertendo la corrente, ho perso il grado di controllo. Per introdurre un grado di controllo, che altro ci devo aggiungere, secondo voi? Ci devo mettere un interruttore, no? E dove lo vado a mettere, secondo voi, l'interruttore? Immaginando che quindi abbia invertito il flusso di corrente in questa direzione, questo diodo è ovvio che è come se non ci fosse, va bene? Perché non mi permette la circolazione di corrente. Però io potrei andare a controllare la corrente se riuscissi a fare il giochetto che la mando per un sottointervallo qui e un altro sottointervallo la faccio girare qua. Un sottointervallo qui e un altro sottointervallo la faccio girare qua, ma qua non può circolare perché c'è sto diodo. E che ci devo aggiungere? Un interruttore, ci devo mettere un interruttore che fa così. Allora, vedete, non ho fatto altro che aggiungere qui in serie all'alimentazione un diodo in antiparallelo all'interruttore e in parallelo all'alimentazione un interruttore in antiparallelo al diodo. Allora, in questo modo che cosa faccio? Nella modalità chopper, flusso di potenza dall'alimentazione al carico, questo deve rimanere aperto, quindi immaginiamo di chiamare questo S1 e questo S2. S2 in questa fase deve rimanere off. Quindi tutta la fase in cui la corrente è maggiore di zero, questo qua deve rimanere off, va bene? Deve rimanere aperto. Se invece lo facesse rimanere chiuso, secondo voi che succede? Quindi immaginando di stare nella fase chopper, va bene? Quindi dove io ho questo che apre e chiude, immaginando che poi ottenga questo come valore di corrente. Se questo S2, anziché tenerlo aperto durante la fase chopper flusso verso il carico, lo tengo chiuso, cosa succede? Guardate là. Significa che ci saranno alcuni intervalli di tempo in cui è chiuso questo ed è chiuso questo. E cosa si crea quando ho chiuso quei due interruttori? Sto cortocircuitando l'alimentazione, spara tutto. Perché? Se questo è chiuso e questo è chiuso, ho creato un cortocircuito, una maglia a impedenza nulla,
È vero che ci saranno le impedenze interne, ma abbiamo detto sono impedenze piccole che fanno schizzare la corrente a valori altissimi, fanno partire tutto il mio convertitore. Quindi significa, attenzione, io realizzo un circuito che mi consente il flusso bidirezionale di potenza, ma devo stare molto più attento rispetto a prima alla modulazione, perché se sbaglio la modulazione dei due interruttori faccio il cortocircuito, va bene? Quindi significa che nel mio sistema di controllo devo mettere un sensore di corrente, quando la corrente è positiva questo deve stare sempre aperto, ok? Nella modalità deve stare sempre aperto, perché altrimenti mi crea una via di richiusura a più bassa impedenza rispetto a quella del carico, quindi significa che crea un cortocircuito sull'alimentazione. Quindi in questa fase l'interruttore S2 rimane aperto e modulo S1, ok? Io ottengo quella modulazione, quindi la corrente ha l'andamento che abbiamo già visto, abbiamo caratterizzato dal punto di vista analitico, abbiamo visto tutto, conduzione continua, discontinua, quello che sia. Ho necessità di andare a invertire il flusso di corrente, questo continua a rimanere aperto, apro S1, aprendo S1 la corrente tende a diminuire. Nel momento in cui la corrente sta attraversando lo zero, che devo fare? Questo lo apro e comincio a modulare con questo, va bene? La presenza di questo diodo mi consente di far continuare a circolare la corrente, la presenza di questo interruttore mi permette di modulare la corrente sul fronte negativo e quindi replico quello che c'avevo sulla parte positiva. È come se avessi un chopper e l'avessi invertito. Vedete, questi sono due chopper invertiti, li trovate, perché uno interruttore diodo è fatto per il flusso alimentazione carico, l'altro è come se fosse invertito ed è fatto per il flusso carico alimentazione. L'unica cosa è che l'ho fatto con un unico convertitore, non ho messo due convertitori uno a fianco all'altro, è un unico convertitore dove c'è un interruttore con un diodo in antiparallelo in serie all'alimentazione e un interruttore con un diodo in antiparallelo in parallelo all'alimentazione. Questo tipo di circuito mi consente di lavorare in due quadranti, tensione sempre positiva, ricordate, tensione impressa non invertibile, questo non mi consente di invertire la tensione. Se ho anche necessità di invertire la tensione, non è questo il dispositivo che posso usare. Quindi mi consente, a tensione impressa positiva, di invertire il flusso della corrente e anche di controllarlo. Quindi a questo punto, andando a giocare con la modulazione, io riesco a controllare la corrente positiva e posso anche andare a controllare il valore medio della corrente, o una corrente negativa e vado a controllare il valore medio della corrente. Va bene? Alla fine questo circuito è esattamente scritto semplicemente in maniera diversa, è questo qui. Trovate che è la stessa cosa, semplicemente spostato questo qua, ma esattamente quello che abbiamo visto. Trovate che è la stessa cosa, no? Vedete, questo è l'interruttore in basso, come se ruotassi questo qui. Perché ve lo metto in questa forma? Perché questa struttura è il cosiddetto ramo di ponte, è una struttura base di tutti i convertitori, con la quale struttura si possono realizzare tutta una serie di convertitori. Il chopper bidirezionale, si può realizzare il ponte ad H che vedremo adesso, si può realizzare l'inverter, tutta la tipologia di convertitori che faremo da oggi in avanti si potranno realizzare combinando queste strutture, questa struttura qui che si chiama ramo di ponte. Ramo di ponte costituito da due interruttori con i diodi in antiparallelo.
ed è talmente standardizzata come struttura che voi potete acquistare da chi produce l'interruttore direttamente il ramo di ponte, cioè vi vendono già questa, ok? O l'interruttore singolo nel caso in cui dobbiate fare un piccolo convertitore, un chopper, un quadrante, oppure direttamente il ramo di ponte, che è questo, che è una struttura fatta in questo modo, che ha due morsetti più e meno, che sono quelli in cui dovete inserire l'alimentazione, quindi proveniente da una batteria, da una capacità, quello che sia. Ha il morsetto intermedio, che si va a collegare al morsetto negativo, a cui dovete collegare il carico. Qui ho messo un carico generico, poi sarà quello che sarà il carico. Ma questa è la struttura di chopper fatta a ramo di ponte che potete realizzare in maniera molto semplice andando ad acquistare direttamente un ramo. Va bene? L'inverter che farete, poi lo vedrete nelle prossime lezioni, non saranno altro che tre di questi messi in parallelo. Si fa un inverter. Il ponte ad H che vedremo adesso sono due di questi messi in parallelo. Vi fanno tutta una serie di funzioni che non vi fa questo. Quindi è una struttura che adesso vedrete molto spesso, si chiama ramo di ponte. Ramo di ponte costituito da due interruttori in serie, con i diodi in antiparallelo. Qui ci vado a mettere, sugli estremi ci vado a mettere la tensione in continua, in mezzo ai due interruttori c'è un polo, questa si chiama tensione di polo, da cui vado a derivare il carico. Va bene? Cominciate a prendere familiarità con questa struttura perché è quella che utilizzeremo più spesso. Va bene? Allora, vedete, siamo partiti da una struttura semplice. Adesso stiamo pian piano, non complicando, però anche complicando, arricchendo la nostra struttura per aggiungere delle funzionalità, partendo ad esempio dal chopper step down a un quadrante, andando a inserire questi altri due dispositivi, quindi realizzando questa struttura a singola ramo di ponte con tensione d'ingresso che è la tensione in continua, il forzamento della tensione, e derivando dal polo il mio carico, riesco ad ottenere, andando opportunamente a modulare questi interruttori, la funzione di chopper step down, corrente positiva, corrente negativa. Da qui vedete anche meglio come non posso mai andare a chiudere contemporaneamente i due interruttori. Vedete, è molto più chiaro qui che se li chiudete contemporaneamente andate a mettere in corto l'alimentazione, è la stessa, soltanto qua forse visivamente lo vedete meglio. Quindi significa che quando vado a fare il controllo, la modulazione di questi due interruttori, dovete prestare la massima attenzione ai segnali con cui andate a pilotare questi due interruttori. Mai dovete mandare due fronti di salita, quindi chiudere contemporaneamente questi due interruttori. Mai. Perché se li chiudete, parliamo di rami che possono far circolare da qualche ampere a migliaia di ampere, se state lavorando sull'alta potenza, significa che fate un danno enorme. Va bene? Però da questa struttura faremo tutte le considerazioni, quindi modulando questa struttura, nel senso andandone a utilizzare più di questi rami messi in maniera opportuna, faremo tutta una serie di convertitori, tutti i convertitori che di fatto da qui alla fine del corso andranno a costituire sia una parte, la parte residuo che ci è rimasta, i convertitori DC-DC, ma anche e soprattutto tutti i convertitori DC-AC. Va bene? Allora, la prima cosa che mi viene in mente, per evitare di chiudere contemporaneamente questi interruttori, una cosa che posso fare qual è? Se ad esempio è questo il segnale di modulazione con cui vado a pilotare S1, ok? Con S, la prima cosa che mi viene in mente, se questo è il segnale di modulazione, il segnale di modulazione con cui devo andare a pilotare S2 deve essere un segnale opposto, complementare, negato, come lo vogliamo chiamare. Quindi ad esempio potrei immaginare di pilotare l'interruttore di sotto con il suo complementare. Va bene? Questo che cosa mi consente di fare?
mi consente di evitare che vada a chiudere contemporaneamente i due interruttori, perché se io prendo il segnale di modulazione di quello di sopra e quello di sotto lo vado a modulare con il suo negato, significa che non ci sarà mai un intervallo in cui sono chiusi contemporaneamente, va bene? Quindi posso adoperare una modulazione che mi evita i problemi di cortocircuito sull'alimentazione, va bene? Però se facessi esattamente questa cosa, che è una cosa che si fa, quella con cui il principio con cui poi si vanno a modulare questi rami è proprio questo: si realizza un circuito di controllo che mi genera un unico segnale di modulazione, quello di sotto lo prendo negando quello di sopra, così sono sicuro che non ho problemi. Qual è il problema che deriva dall'utilizzare questa come strategia? Il problema deriva dal fatto che un interruttore ideale, se questo è il suo profilo di accensione e spegnimento, significa che in questo istante T0 io spengo l'interruttore e immagino che l'interruttore sia aperto, come viceversa in questo caso è spento, mando il segnale di on e immagino che sia, che avvenga contemporaneamente, istantaneamente la commutazione. Ma voi sapete che non è così. Vi ricordate quali sono le caratteristiche reali di apertura e chiusura di un interruttore? Cioè, a fronte di questo come fronte di chiusura c'è una variazione di tensione e di corrente che non è istantanea. Ricordate, abbiamo visto come variano gli andamenti della tensione e della corrente durante la commutazione. Questi sono gli andamenti reali. Quindi significa che se per me questo è T0, ci sarà un intervallo, un piccolo intervallo, che è proprio l'intervallo del tempo di accensione o il tempo di spegnimento di quell'interruttore, durante il quale la commutazione ancora non è avvenuta. Allora che significa? Che se io questo interruttore era chiuso, quindi sta circolando una corrente, va bene? Poi a un certo punto mando il segnale, apro questo interruttore e chiudo quest'altro. Se lo faccio istantaneamente, quando do il segnale di apertura di questo interruttore, in realtà quell'interruttore ancora non si è aperto, c'è ancora una corrente che sta circolando, va bene? E vado a chiudere questo qui, c'è un intervallo di tempo, durante questo intervallo, durante il quale avviene la commutazione, in cui, se notate, conducono tutti e due. Quindi nell'istante T0, istante in cui avviene la commutazione, se io li faccio commutare così come mi viene dal mio circuito di modulazione, ho il rischio che durante il periodo di modulazione ci sia un cortocircuito sull'alimentazione. Perché voglio aprire questo qua, ma questo per aprirsi realmente, cioè l'intervallo di tempo che intercorre nell'istante in cui mando il segnale di apertura e quando l'interruttore è effettivamente aperto, è proprio il tempo T-on. E questo T-on, vi ricordate, nell'IGBT stiamo parlando di qualche microsecondo, va bene? Nei dispositivi più grossi stiamo parlando addirittura di decine e decine di microsecondi, quindi è un intervallo non da poco. Se durante questo intervallo io vado a chiudere subito quello di sotto, in quel piccolo intervallo di tempo io ho creato un cortocircuito. Allora vedremo che nel momento in cui ho a che fare con questi dispositivi, quindi i rami di ponte, e devo andare a modulare gli interruttori, quando devo andare a spegnere un interruttore, aprire l'interruttore dello stesso ramo, non lo devo fare mai contemporaneamente. Devo sempre aspettare un intervallo di tempo, cioè devo dare tempo al dispositivo che sto aprendo di estinguere praticamente la corrente. Questo intervallo di tempo si chiama tempo morto, non è un po' macabro, ma sta a indicare il fatto che lì dentro io non posso fare nulla. Cioè devo aprire gli interruttori, non ho nessun controllo, devo aspettare che si estingua la corrente dell'interruttore che era in conduzione. E quindi tutti i fronti di salita dovranno essere ritardati di un intervallo di tempo. Qual è questo intervallo di tempo? È proprio questo qui. Quindi devo conoscere qual è il dispositivo. Se è un MOSFET basta qualche decina di nanosecondi, se è un IGBT qualche microsecondo, quindi in funzione del dispositivo dovrò andare a ritardare la chiusura dell'interruttore dello stesso ramo. Questo è importante,
se non inserisco questo tempo morto, avvengono cortocircuiti nei piccoli inverter, ripeto, qualche centinaio di watt non succede nulla, ma quando comincio a lavorare con inverter di kilowatt, addirittura megawatt, se non metto quel tempo di ritardo, quel tempo morto, faccio una commutazione, prendo l'inverter, lo butto, va bene? Perché avviene un cortocircuito, quindi in quell'intervallo di tempo c'è un cortocircuito che non controllo, perché sto cortocircuitando una tensione che può essere qualche migliaio di volt, va bene? Quindi cominciamo a acquisire familiarità con il ramo di ponte, che già nel mio caso mi soddisfa l'esigenza di utilizzare, di realizzare un chopper con il flusso di potenza bidirezionale. Tensione bidirezionale significa che se varia il segno della potenza, non sto cambiando contemporaneamente tensione e corrente. Questa sembra una cosa banale, non lo è. Quando devo invertire il flusso, il senso della potenza, o cambio la tensione o cambio la corrente. Se le cambio tutte e due contemporaneamente, non sto cambiando il flusso di potenza. Meno per meno fa sempre più. Quindi significa che quando ho la necessità di lavorare nei due quadranti, allora posso utilizzare questa struttura, ramo di ponte, con i due interruttori diodi in antiparallelo, tensione agli estremi, polo positivo e negativo, tensione di polo derivata, e qui ci metto il carico. Questo ve lo dico, ripeto, perché è una struttura, è un componente che comprate già, in commercio esiste questo, con i tre morsetti, poi vi faremo vedere in laboratorio, più e meno, e la tensione di polo, quindi il carico va collegato qui, e l'alimentazione va collegata sul piede. Esiste già in commercio, dovete solo scegliere la potenza, la tipologia, ovviamente l'efficienza. Andiamo avanti per un altro quarto d'ora, volete fare una pausa? L'ultimo convertitore che ci è rimasto da fare per completare tutta la panoramica dei convertitori DC-DC è quello che mi permette di lavorare in tutti e quattro i quadranti. Io fino adesso ho fatto quello che mi fa lavorare qua, quello che mi fa lavorare qua, ma se ho la necessità anche di invertire il segno della tensione, ad esempio sto alimentando il mio solito motore in corrente continua. Sapete che il motore a corrente continua, per invertire il verso di rotazione, deve essere alimentato con una tensione negativa. E allora come faccio a invertire il verso di rotazione del motore a corrente continua se ho una batteria? Ok? Cioè, io devo considerare che devo invertire e devo controllare anche, perché potrei metterci semplicemente un commutatore, inverto le due fasi e lo mando in senso opposto. Ma l'obiettivo del convertitore non è solo quello di invertire, ma anche quello di controllare la tensione nei valori intermedi. Va bene? Quindi, se il mio carico ha l'esigenza, c'è la necessità per il mio carico di controllare una tensione non solo positiva, una corrente positiva e negativa, ma anche una tensione negativa, quindi lavorare nei quattro quadranti, non posso usare né questo, che mi permette di lavorare in un quadrante, neppure questo che mi permette di lavorare in due quadranti. Quello che posso realizzare per avere la funzionalità nei quattro quadranti è il cosiddetto ponte ad H. Il ponte ad H è abbastanza semplice partendo da questa come struttura. In pratica io ho il mio ramo di ponte, come nel caso del convertitore a due quadranti, e ce ne metto un altro. Esattamente identico. Carico, lo metto qua, tra i due poli. Allora, che cosa ho fatto? Ho replicato il ramo di ponte, quindi ho messo due rami, l'alimentazione più o meno la prendo sempre dalla tensione in ingresso, che è una tensione impressa, come abbiamo detto,
i due poli dei due rami vengono collegati al carico. Quindi ho realizzato una struttura, vedete perché si chiama ponte ad H? Perché con il carico, i due rami e il carico fanno un H. Ci vuole molta fantasia, però si chiama pure H-bridge oppure ponte ad H in italiano. Proprio per indicare la struttura due rami con il carico inserito fra le due tensioni di poli. Va bene? Quindi qui ho sempre la mia tensione d'ingresso, V con I, e qui ho V con 0 della tensione sul carico. Allora, a differenza dei casi precedenti, qui ho 1, 2, 3, 4 interruttori. In questo sistema il primo, vi ricordate, avevo un interruttore, e le possibili configurazioni erano due, uno legato a interruttore chiuso e uno legato a interruttore aperto, va bene? In questo caso ho quattro interruttori, ma in realtà non ho tutti i gradi di libertà che possono derivare da tutte le combinazioni possibili di apertura e chiusura dell'interruttore. Se io mi mettessi ad analizzare tutte le combinazioni, avrei 2 alla 4 combinazioni. In realtà le combinazioni sono molte di meno, perché ci sono alcune combinazioni, apertura e chiusura, che non posso usare. Quali sono? Quali sono le combinazioni? Quindi qui immaginiamo che abbiamo S1, S2, S3 e S4. Ho 4 interruttori. Ci sono delle combinazioni che posso usare, vedremo che cosa mi generano. Altre combinazioni che devo scartare a priori. Quali sono quelle che devo scartare a priori? Quelle che mi comportano la contemporanea chiusura dell'interruttore sul ramo. Quindi significa che S1 e S3 chiusi non lo posso usare, a prescindere poi da quello che succede qua. Questa non la posso usare. Come non posso usare S2 e S4 chiusi contemporaneamente. Quindi questi due non e questi due non sono combinazioni che non posso utilizzare. Le altre poi vediamo, però queste sicuramente non le posso utilizzare, perché se chiudo questi due interruttori sto chiudendo l'alimentazione in cortocircuito, a prescindere dal carico, quello che ci sia, quello che voglia fare, ho chiuso in corto l'alimentazione, salta tanto. Se faccio la stessa cosa su questi due, a prescindere da quello che sto facendo qui, salta tutto lo stesso, perché sto mettendo in cortocircuito l'alimentazione. A maggior ragione, S1, S2, S3, S4, tutti e quattro chiusi, è un'altra combinazione che devo scartare. Va bene? Vediamo sul resto. Allora, è ovvio che se sto pensando a una struttura di questo genere, che è più complicata rispetto alle altre che abbiamo visto prima. Sono partito da un interruttore e un diodo, poi sono arrivato a due interruttori e due diodi, ma l'ho fatto perché ho bisogno di invertire la corrente. Adesso sono arrivato a quattro interruttori e quattro diodi. Se non c'è un reale vantaggio da un utilizzo di una struttura del genere, è ovvio che non la citerei nemmeno, perché significa maggiori costi, più complesso da controllare, maggiori ingombri. Quindi se lo faccio significa che questo rispetto a quello di prima, quindi alla soluzione a un singolo ramo, mi dà modalità di funzionamento aggiuntive rispetto a prima. E quelle modalità di funzionamento aggiuntive dovrebbero in teoria essere quelle legate a un'inversione di tensione sul carico. Non penso mai a invertire questa di tensione. Sto pensando a invertire questa V con 0. C'è una bella differenza tra i due. Allora, vediamo quali sono le combinazioni che posso utilizzare e come si comporta la tensione e la corrente. Allora, adesso che la cosa si complica, dobbiamo tenere conto di una cosa. Voglio invertire la tensione, voglio modulare questa combinazione di interruttori. Se ad esempio una combinazione mi genera una certa tensione sul carico, io devo essere sempre sicuro che una corrente positiva o negativa abbia sempre una via di chiusura. Se c'è una combinazione per la quale
la corrente non ha una via di richiusura, non la posso utilizzare, perché significa che quando vado ad utilizzare quella combinazione interrompo la corrente, e la corrente non si interrompe. Ricordate, ci metto apposta i diodi per evitare che le correnti si interrompano. Allora, se io qui metto S1, S2, S3, S4, quindi facciamoci uno schemetto, e qui ci metto V0, che è la tensione sul carico, va bene? Adesso ci dobbiamo fare le combinazioni che sono rimaste e le accetteremo come modulazioni solo nel caso in cui la corrente si possa richiudere. Allora, una prima combinazione, abbiamo detto questo e questo chiuso, no, questo e questo chiuso, no, tutte e quattro chiusi, no. Cominciamo, ad esempio, chiudiamo S1 ed S2, capite che se chiudo questo, questo deve rimanere aperto. Quindi già un grado di libertà me lo sono giocato con la mutua combinazione fra i due. Se questo è chiuso, questo è aperto, se questo è aperto, questo può essere chiuso, va bene? Quindi immaginiamo S1 uguale a 1 e di forza S3 uguale a 0, che non posso chiuderlo. S3 uguale a 0. Qui posso ad esempio dire S2 uguale a 0, S4 uguale a 1, quindi apro questo e chiudo questo. Abbiamo detto tutte e due, non lo posso fare. Quindi S2 uguale a 0, S4 uguale a 1. Che tensione ci sta sul carico? Ho chiuso questo interruttore e ho chiuso questo interruttore. Questo è aperto e questo è aperto. Con che tensione sto alimentando il mio carico? Qual è il V0? Guardate il polo, ok? Questo è il polo, la tensione di questo polo. Dove sta? Nel momento in cui ho chiuso questo interruttore e questo. Questo a che potenziale sta a questo punto? A questo, eh? Io ho chiuso questo interruttore, ho collegato questo punto a questo potenziale. Questo invece a che potenziale sta? Ho chiuso questo, sta al potenziale negativo. Quindi significa che è come se avessi preso questo carico e l'avessi collegato qua, così. Quindi V0 a quanto è qua? È V con I, no? Ho preso questo e l'ho messo così. Questo l'ho collegato qua e questo l'ho collegato qua. Quindi significa che sto alimentando, con questa combinazione, sto alimentando il carico esattamente con la tensione in ingresso, più positivo, va bene, perché sono concordi, quindi significa che pari a più V con I. Vediamo se ci arrivate voi. E se volessi alimentare il carico con una tensione negativa, qual è la combinazione che devo usare? Quindi S1 ed S4 chiusi, è inutile che dico gli altri perché sapete sono o chiuso o aperto in funzione. S1 e S4 chiusi, tensione positiva. Voglio alimentare il carico con una tensione negativa. Voglio invertire la velocità di un motore, voglio alimentare una rete con una tensione negativa. Quali interruttori chiudo? Diciamo quelli che chiudo in modo tale che gli altri sono poi fissati. Quindi significa S1 è 0, ok? Questo aperto, questo lo chiudo, quindi S3 è uguale a 1, S2 chiuso, S4 aperto. Che cosa sto facendo? Questo punto lo sto collegando a questo potenziale. Immaginate queste realmente, sapete cosa? Sono delle barre. Queste sono delle barre di potenza dove ci metto più e meno che saranno sul vostro convertitore. Quindi questo punto, questo polo sarà collegato alla barra positiva di potenza, quest'altro polo alla barra negativa di potenza. Quindi significa che ho invertito la tensione. Va bene? Quindi significa che la tensione è meno V con I. Le correnti, è ovvio che
Nel momento in cui chiudo S1 e S4 e ho una corrente che va verso il carico, la corrente si chiude qua. Se ho una corrente invece negativa, ho una corrente che passa nei diodi. Quindi vedete, la presenza dei diodi mi consente. Chiudo questi due, corrente passa così. Sono aperti, o meglio, scusate, corrente invertita, la corrente passa nei diodi. La stessa cosa qui. Una corrente può essere sia positiva che negativa. Una corrente positiva passa così, una corrente negativa passa per i diodi. Quindi vedete, la presenza del diodo dell'interruttore mi consente di far circolare correnti positive o negative. Lo stato dell'interruttore mi consente di applicare sul carico una tensione positiva o una tensione negativa. Ok? Quindi ho sempre verificato per queste due modulazioni, tensione positiva e tensione negativa, che la corrente, che sia positiva o che sia negativa, si può sempre richiudere, non si interrompe mai. Quindi effettivamente sto lavorando nei quattro quadranti. Per ognuna delle combinazioni, tensione positiva possa avere corrente più o meno, tensione negativa possa avere corrente più o meno. Quindi sto lavorando effettivamente nei quattro quadranti. Basta? C'è qualche altra combinazione che posso usare, che mi può tornare utile, secondo voi? Che succede se S1 è uguale a 1, S2 è uguale a 1 e ovviamente questo è uguale a 0, oppure? Queste due combinazioni sono plausibili, non servono a niente, non le posso implementare, o mi servono e sono utili? Prendiamo la prima, 1100, 1100, chiuso, chiuso, aperto, aperto. Che sto facendo? Com'è? Voi dovete vedere V con 0. Guardiamo prima la tensione, poi la corrente ne deriva. Vediamo prima che succede alla tensione. Se chiude S1 ed S2, la V con 0 a quanto è uguale? Parlate, non vi preoccupate, adesso potete parlare liberamente. Secondo voi, qual è la V con 0? Sto chiudendo questo, sto chiudendo questo. C'è, non lo possiamo dire, è zero. Sto chiudendo in corto circuito il carico. Mi trovate? Ho chiuso in corto su questa barra il carico, cioè significa che sto applicando una tensione nulla. È una condizione che mi può tornare utile, come no? Nel chopper non mettevo zero, vi ricordate? Questa condizione S1 e S2 chiusi contemporaneamente significa che ho collegato i due morsetti del carico sul polo positivo. Poiché la V con 0 è la differenza di potenziale, giusto? È la differenza di potenziale fra questo punto e questo punto. Se io questi due punti li collego allo stesso potenziale, la differenza di potenziale è 0. La stessa cosa, se chiudo questo e chiudo questo, sto mettendo le due tensioni di polo allo stesso potenziale, che in questo caso è negativo, nell'altro è positivo, ma non cambia nulla, perché la differenza di potenziale, se il potenziale è lo stesso, che sia positivo o negativo, è sempre 0. Quindi significa che queste due modulazioni mi originano un valore di tensione sul carico uguale a 0. E guardate che mi serve questa come combinazione. Perché se io a un certo punto devo realizzare con questo ponte ad acqua il chopper, ok, quindi significa tensione positiva chopperata da V con I a 0 e corrente ad esempio positiva. Io come devo modulare? Quali combinazioni devo alternare per avere l'equivalente, vi ricordate, di quello di prima? Dove questo è il mio ottimo nesse. Per avere l'equivalente di quello di prima, del chopper, del funzionamento da chopper, io devo prima avere V con I e poi 0, V con I e poi 0, V con I e poi 0.
Quindi significa quale vado ad alternare? Andrò ad alternare questa e ad esempio questa o questa. Poi è differente perché comunque li collego allo stesso potenziale. Va bene? Quindi alterno questa prima combinazione con l'ultima o con la penultima. E lo faccio ciclicamente. Perché? E quindi ad esempio avrò una corrente che fa così. Allora io potrei anche evitare di usare lo zero. Potrei anche dire, ma io anziché modulare fra questa e questa, io modulo fra le prime due. Quindi posso modulare una tensione che mi fa così. Qual è la differenza? Alla fine il valore medio della corrente lo posso anche controllare andando a giocare con queste due combinazioni. Ma che differenza avrei e otterrei? È che la corrente avrebbe un'escursione maggiore, avrei un ripple di corrente più elevato, perché la tensione da più a meno ha una differenziale maggiore. Se vi ricordate quell'equazione differenziale, un conto è passare da V con I a 0, un conto è passare da V con I a meno V con I. La derivata è molto più pendente, quindi significa che avrei dei ripple più elevati di corrente. Quindi lo posso fare e riuscirei ad avere anche un valore medio che riesco a controllare. Il problema nasce dal fatto che avevo un ripple di corrente molto più elevato. Va bene? Quindi conviene sempre, quando devo modulare, ad esempio nel primo quadrante, mi conviene alternare il valore tensione positiva allo zero come stato. Va bene? La stessa cosa con i valori negativi. Valore negativo lo alterno con lo zero. Va bene? Allora, se ci pensate, questa tipologia di convertitore che si chiama ponte ad H, non a caso ve l'ho fatto per ultimo, perché se è un convertitore che mi consente di lavorare nei quattro quadranti, ma è anche un convertitore che mi consente di avere sul carico un'alimentazione in alternata. Cosa mi vieta di andare a generare sul carico un'alimentazione del genere? In realtà io con questo dispositivo, andando opportunamente a modulare gli interruttori, io posso anche avere una forma d'onda di tensione, quindi una corrente di tipo alternativo. E di fatto questo è già un primo inverter che posso realizzare. L'inverter è un convertitore da continua in alternata. Andando opportunamente ad alternare le modulazioni, quindi S1, S4 e poi ad esempio S2, S3, per 10 millisecondi uno, per 10 millisecondi l'altro e così via, io realizzo una forma d'onda alternativa con periodo 20 millisecondi ad esempio, che non è una sinusoide, è un'onda quadra, quello che volete, ma è comunque una forma d'onda alternativa. Quindi significa che con questo dispositivo, proprio perché può lavorare nei quattro quadranti, io posso anche generare una tensione alternativa, ci posso alimentare un carico in alternata. Basta semplicemente andare a giocare con le modulazioni e quindi andare a imporre l'opportuna successione di stati di apertura e chiusura in modo tale da avere questa come forma d'onda di uscita. Questa la piglio, questo dispositivo lo modulo in questo modo, ci alimento un carico in alternata. O lasciamo stare onda quadra, poi ci aggiustiamo, poi moduliamo, vediamo che succede. Però capite benissimo che questo dispositivo è di fatto un dispositivo che può lavorare sia nel campo DC-DC, ma anche nel campo degli inverter, quindi DC-AC. Va bene? Inverter monofase. In questo caso, se sto alimentando quel carico, lo voglio alimentare con una tensione in alternata, è comunque un sistema monofase. Quindi parlare di convertitore DC-DC nei quattro quadranti ponte ad H è equivalente a parlare di un inverter monofase, perché l'inverter monofase, un inverter deve lavorare nei quattro quadranti
la corrente può essere, a seconda del carico, ritardata rispetto alla tensione, quindi devo consentire una polarità positiva e negativa della tensione, una corrente che può essere positiva o negativa in alternanza. Va bene? E di fatto la prossima volta il ponte ad H sarà appunto la struttura da cui partiremo, dopo una piccola parte introduttiva che dovremo fare sull'inverter, sarà il primo convertitore DC a C che andremo a studiare. Quello che andremo a vedere dal punto di vista teorico, ma di fatto l'abbiamo già visto, dobbiamo scrivere solo qualche equazioncina, ma di fatto è questo. Quello che realizzerete in laboratorio come primo inverter e quello che faremo in simulazione. Poi faremo quello trifase che vedremo sarà un'estensione di questo qui. Sono domande? Tutto chiaro? Poi cercate sempre al termine della lezione, quando vi rivedete gli appunti a casa, se non c'è qualcosa di chiaro, io lo ripetisco, io comincio sempre la lezione. Però se c'è qualcosa che non avete capito, lo ripetiamo. Qui siamo in una fase critica, perché i convertitori DC sono abbastanza semplici. Gli inverter cominciano a essere più complicati. Perché? Perché per l'inverter non parlo più, purtroppo, di valore medio. Cioè il mio target, alla fine, non sarà più un valore medio per il quale basta fare un integrale nel tempo, e quindi c'è il valore medio. Quando ha a che fare con forme d'onda di tipo alternato, a valore medio nullo, non è che posso lavorare sul valore medio. Il valore medio di una sinusoide quant'è? Zero. E quindi sarebbe anche stupido pensare di caratterizzare una forma d'onda in alternata col suo valore medio. E come si caratterizzerà? Mentre qua, per vedere la qualità, eccetera, andavo a vedere il valore medio, qui che devo fare per valutare la qualità nel momento in cui decidessi di voler fare un chopperaggio anche di questa forma d'onda? Lì l'obiettivo era il valore medio, perché è un valore in continua. Qui invece è una grandezza di tipo sinusoidale, cioè devo capire quanto questa si avvicina a una sinusoide. Qual è il legame funzionale che c'è fra grandezze di tipo alternativo e sinusoidi? Una cosa che vi riempirà di gioia, lo sviluppo in serie di Fourier. A volte tornano, e qua tornano in maniera abbastanza massiccia. Però vedremo dal punto di vista pratico cosa significa. Sarà importante applicare Fourier, perché Fourier è quello che mi consentirà di dire: ho questa forma tutta affettata, se la vedo così non capisco molto. Facendone lo sviluppo riesco a capire quella forma d'onda a livello qualitativo come si comporta sul carico. Lo vedremo. Cercheremo di vederlo molto dal punto di vista pratico, però partiremo comunque dai concetti teorici di sviluppo in serie, di armoniche, perché quelli che mi caratterizzeranno poi la qualità della forma d'onda. Va bene? Vi prometto che cercherò quanto più possibile di snellirvi, anche perché io lo do per assodato, voi sappiate benissimo sviluppo in serie di Fourier, teoremi, eccetera. Però la prossima volta investirò un quarto d'ora di tempo a richiamare un po' qualche concetto di tipo energetico, perché quando ha a che fare con potenza e energia di forme d'onda di tipo alternativo, ma a maggior ragione di tipo distorto, dove ci sono anche le armoniche, concetto di potenza e energia deve essere un concetto che voi dovete sapere molto bene. La differenza fra potenza attiva e reattiva non sono solo delle definizioni che stanno là, hanno un significato fisico ben definito, come ha un significato definito, ben definito la stessa potenza attiva e reattiva quando ho delle armoniche. Queste cose le dovete sapere anche dal punto di vista pratico, perché sono cose che poi hanno un riscontro nella pratica, nel dimensionamento, nella qualità delle forme d'onda che voi avete. E quando caratterizzerete il vostro inverter sarà una delle caratteristiche di cui partirete, lo sviluppo in serie, per capire quanto è buona quella forma d'onda, quanto sto trasferendo di potenza attiva, quanto palleggio di potenza reattiva. Sapete che una la trasferite, l'altra la palleggiate, ma tutte e due impegnano i vostri cavi, quindi il dimensionamento va fatto in base a tutte e due le potenze.
Quindi investiremo un po' di tempo a fare cose che già sapete la prossima volta, sono sicuro che sarà ridondante, ma è meglio ridondare un po', perché almeno metteremo un po' i punti fermi su quelle che sono le cose che vi servono poi per la parte pratica.